Ciao ragazze, in questo video voglio parlarvi di palette di ombretti, nello specifico di ombretti in cialda. Voi sapete che all'incirca un anno fa, se non sbaglio, la Neve Makeup ha iniziato a produrre delle palette di ombretti in cialda, quindi ombretti non più in polvere ma compatti. È uscita inizialmente con tre palette completamente diverse tra loro: la intensissimi, la scurissimi e la chiarissimi. Tre palette caratterizzate da una vastissima gamma di colori, che andavano proprio dai colori più tranquilli, quindi magari giallo, beige, a marrone, a colori molto più accesi e molto più brillanti. Dopodiché è uscita con una quarta palette di ombretti che è stata proprio, penso, la più amata, perché comunque è anche quella che conteneva ombretti più portabili e versatili alla fine, che era la Elegantissimi, quindi quella con i colori dal bianco al nero, passando per tantissimi marroni, tantissimi colori chiari tipo beige, crema e così via. E finché poi è uscita da pochissimo con un'ultima palette che però non era di ombretti bensì di blu. Ora, di tutte queste palette che sono uscite, io non ne ho acquistata nessuna, ad eccezione dell'ultima, che è quella però rivolta ai blush, quindi quella con 10 blush, che ho recensito già in un video a parte che potete vedere cliccando qui. Mentre invece di queste altre 4, quindi delle palette di ombretti, non le ho prese per intero, perché comunque sarebbero stati 40 ombretti da aggiungere a quelli che in realtà già ho. Io ho già una palette da 120 della Fraulein, più altri ombretti sfusi, più altre cialde di altre marche. Insomma, non mi andava di esagerare, alla fine non mi servivano tutti questi ombretti. In realtà neanche quelli che ho comprato, però dettagli. Quindi diciamo che ho fatto una selezione di tutti questi 40 ombretti, una selezione a mio gusto, diciamo. Quindi ho cercato di crearmi una palette personale con i colori che mi piacevano di più, insomma, diciamo che ero più tentata di prendere. Scusatemi ragazze, si era scaricata la batteria, quindi riprendiamo. Stavo dicendo, ho cercato di crearmi quindi una palette personale con gli ombretti che mi piacevano di più, e questa è una palette con colori molto più vivaci, accesi, brillanti, e un'altra palette invece con colori più naturali, e questa qui è una palette composta non solo da ombretti della Neve Makeup, come questi qui sotto, la fila in basso, ma anche da altri ombretti della MAC e della Inglot. Questi tre sono ombretti della MAC, questo è un pigmento pressato, vanilla, sempre della MAC, che vi avevo detto avrei pressato, infatti eccolo qui, e questo è un ombretto della Inglot. L'ho pressati, questi pigmenti, questo e anche due della Kiko, che invece ho in quest'altra palette, con in queste cialdine che ho preso insieme alla palette, alla Z Palette, sul sito di Makeuplandia. Se a qualcuno interessa una breve recensione sulle Z Palette, sul prezzo, dimensioni, bla bla bla, sulle cialdine per pressare i pigmenti, o su altre faccende che riguardano Makeuplandia, quindi il sito, come funziona, gli acquisti, i tempi di spedizione, me lo scrivete, io vi faccio un video. Sul sito Makeuplandia ho preso anche la Beauty Blender e i Brush Guard, quindi se c'è una di queste cose che vi interessa, scrivete e ve lo farò. Quindi dicevo, ho preso un po' di cialde e mi sono creata una parte di questa palette naturale, quindi con i toni, con ombretti sui toni del marrone, del bianco, del beige, e una palette un po' più vivace. Iniziamo da questa. Io questa l'ho composta un po' alla volta, nel senso che ho acquistato questi ombretti non tutti insieme, ma a rate, diciamo. I primi che ho acquistato sono stati questi fino a qui, esclusi questi due che sono quei pigmenti della Kiko che vi dicevo prima che ho pressato. Allora, questi tre qui in basso, i tre più chiari, sono appunto della palette dei chiarissimi, e sono Limelight,
unicorno e snob. Ora, di questi tre, il più particolare è unicorno, perché è un duochrome ed è un duochrome che ricorda vagamente il blue brown, per capirci, perché ha dei riflessi marroni e verdi, verdi blu. Però questo è 100 volte più chiaro, anche se la tonalità è quella. E vi faccio vedere lo swatch. Questo è l'ombretto. Swatchato è questo. Io spero si veda. Ed è proprio appunto un marrone chiarissimo dorato con dei riflessi verdi blu. Ovviamente non è come il blue brown, però per farvi capire che tonalità ci sono all'interno di questo ombretto, non c'è il marrone scuro che è il blue brown, però muovendolo viene fuori un po' di marrone. Poi c'è Limelight che è molto carino, che ho utilizzato nell'angolo interno nel tutorial, quello con appunto il verde e il verde acqua, che potete vedere qui. Ed è un verde chiarissimo acido, shimmer, con dei micro glitter argentati che però sono quasi impercettibili una volta che si mette sulla palpebra. Per ultimo abbiamo Snob, che è un color oro, ma non è un color oro molto intenso, nel senso che di tutti e tre forse è quello che mi è piaciuto un po' meno, perché alla fine sembra un beige, un illuminante beige qualsiasi. Si trova molto spesso anche in altre, anche in palette già composte che si trovano in commercio, quindi diciamo che non è niente di nuovo. Invece questi due colori, specialmente unicorno, sono decisamente insoliti, insomma è difficile trovarli. Quindi diciamo che nell'ordine, se vi dovessi dare un consiglio su quale acquistare, 1, 2, 3. Poi, questi 4, quindi 1, 2, 3 e 4 sono i miei ombretti della Intensissimi. E sono in assoluto, diciamo, questi due qui, i miei preferiti. Perché abbiamo questo che è un verde acido perfettamente opaco e molto molto particolare, è bellissimo, è un colore difficile da vedere in giro, difficile da trovare ed è molto molto scrivente. Ed è proprio un verde con tanto tanto giallo all'interno ed è veramente veramente molto bello. C'è questo invece che si chiama, questo si chiama Alien, questo si chiama Acquario ed è stupendo, è molto bello ed è un verde acqua molto molto scuro perlato, shimmer, che assomiglia tantissimo ad un ombretto che ho io della MAC che si chiama Steamy, che ho utilizzato sempre in quel tutorial che vi dicevo prima con il verde acqua e il verde, solo che Steamy è più chiaro e con molto più verde all'interno, mentre invece Acquario è molto molto più azzurro. Comunque vi metto la foto degli swatch. Poi ci sono due ombretti che in assoluto di tutte le cialde della Neve Makeup che ho comprato sono quelli che utilizzo meno. E in particolare questo viola Velvet mi ha delusa perché, essendo questa la palette degli intensissimi ed essendo questo, guardandolo, un viola non scurissimo ma neanche un lilla, mi aspettavo un bel colore viola scrivente. Ok, diciamo mi aspetto un viola così. Cioè, prendendolo col dito voglio questo risultato. Ecco, in realtà quando voi lo mettete sulla mano, non è quel viola scuro, cioè rimane un lilla e francamente non si direbbe che è una cialda della palette degli intensissimi. Sembra che io la, cioè se non vi avessi fatto della cialda, sembrerebbe che questo colore sia di una palette, della palette dei chiarissimi. Questo
Quindi diciamo che ci sono rimasta male, non mi è piaciuto perché io cercavo un viola così scuro. In realtà mi sono ritrovata un lilla che non volevo, quindi solo per questo motivo qui. Però questa è l'unica cialla di tutte quelle che ho preso dalla Neve Makeup che non scrive come mi aspettavo. Mentre questa qui la utilizzo poco perché è un colore molto difficile da portare. Guardandolo nel video di Giuliana, guardando gli swatch in generale, mi è piaciuto e quindi l'ho voluto prendere. Però mi rendo conto che si utilizza molto difficilmente e molto poco. Tra l'altro, questo è uno di quei colori che si può utilizzare anche sulle labbra e sulle guance, ma sulle guance sì, ok. È molto forte, però si può usare. Sulle labbra è veramente molto granuloso, cioè anche al tatto, non so se riuscite a vederlo dalla telecamera, ci sono dei granuli. Non so come dirvi, non viene steso in maniera omogenea, quindi sulle labbra forma sì, appunto dei granulini, quindi diciamo che non è proprio una stesura molto facile e confortevole, per cui non è utilizzabile nemmeno lì. Per cui ecco, appunto, si utilizza un po' difficilmente, però come colore è molto bello. Poi ci sono questi ultimi due che sono invece della Scurissimi e sono questo fiori d'ombra. Ah, i nomi di questi, scusate, mi dimentico sempre. Watermelon e Velvet. Questi due sono fiori d'ombra e Tattoo. Ora, Fiori d'ombra è un vinaccia, un viola, con tanto rosso all'interno, ed è quel colore viola che assomiglia moltissimo al Fluid Line della MAC, che è Macro Violet. E infatti io li uso sempre insieme ormai, perché veramente vanno molto molto d'accordo. Ed è questo qui. Sembra quasi un marrone nero molto molto caldo con tantissimi riflessi rossi e alla fine viene fuori una sorta di viola. Mentre Tattoo è un grigio molto molto scuro che però ha qualcosa di viola all'interno. Ora è quasi impercettibile, ma è un colore molto molto particolare e quindi l'ho voluto prendere. Diciamo che ormai ho la mano tutta sporca. Diciamo che è un grigio molto molto scuro, ma che accostata a un viola tira fuori tutto quel viola che ha all'interno. Si vede molto di più che ha del viola. Comunque, è un colore particolare, scuro, sicuramente adatto per fare gli smoky, che però non sia nero. E questa è la palette un po' più colorata delle due. La seconda palette, come vi dicevo, è quella più sui toni del marrone. Vi mostro le cialde che ho preso io. Io ho preso 5 cialde della Elegantissimi, quindi metà palette praticamente. E ho voluto prendere solo 5 ombretti perché fondamentalmente gli altri, diciamo che in un modo o nell'altro riuscivo a sostituirli, ecco. Probabilmente anche questi, a parte il marrone scuro e il bianco che assolutamente non avevo, opachi così, però diciamo che gli altri, bene o male, si riescono a sostituire. Comunque sono veramente molto molto belli tutti, mi sono piaciuti tutti assolutamente. Veramente questi, se vi piacciono i toni naturali e non volete spendere tantissimo, prendeteli. Tra l'altro, questa cialda qui è molto simile a questa e questa è molto simile a questa. Questi sono della MAC e questi sono della Neve Makeup, che costano praticamente un terzo di questi sopra e sono 3 volte tanto in quantità. Ora vi dico i nomi. Allora, il primo bianco è Coco ed è un bianco totalmente opaco, bellissimo. Io lo sto usando ogni giorno sotto l'arcata perché mi illumina tanto, ma non è un effetto troppo finto come potrebbe essere un bianco perlato, che non è ovviamente il caso del pigmento della MAC, perché questo qui vanilla non è bianco ma è beige. Non sembra, ma è molto dorato. Questo invece è totalmente bianco.
questo è noisette. E infatti è un color nocciola, preciso proprio in pieno, ed è opaco anch'esso. Poi c'è questo che è peluche, che è l'unico non opaco dei quattro, ed è infatti shimmer, ed è un color marrone molto molto caldo, con tanto rosso all'interno, anche se non sembra. Questo è smoking, che è un grigio marrone, sempre opaco. E questo è un marrone scurissimo, cioè sembra quasi nero, sempre opaco, che è espresso. Ora, prima vi dicevo che questi due potrebbero essere dei dupe di questi altri due della MAC. In realtà non si assomigliano completamente, ma se non si è così fiscali, così proprio della serie voglio assolutamente quello, sono dei buoni dupe, soprattutto poi una volta sfumati sulla palpebra. È difficile vedere la differenza per quanto riguarda il colore. Ora vi faccio vedere gli swatch. Prendo un po' di satin taupe e un po' di abbiamo detto peluche, ve li metto vicini. Spero si veda. E vedete che satin taupe, che è l'indice, è molto più luminoso, riflette molto di più la luce. E vedete anche che in realtà guardandoli così sembra che quello con più rosso all'interno sia satin taupe. In realtà è il contrario. Infatti, se vedete, questo di qua è un po' più rosso di satin taupe. Spero si veda qualcosa. Me lo auguro proprio. Sfumati poi sulla palpebra, cioè è veramente impercettibile la differenza. Diciamo che se vi piace satin taupe ma non volete spendere 12 euro e rotti per una cialdina così piccola, ne spendete 4 e prendete quella che è molto molto simile. Per quanto riguarda invece smoking e copper plate, anche lì c'è abbastanza somiglianza, anche se in questo caso quello un po' più luminoso è smoking, perché copper plate è assolutamente opaco. Sapete che la MAC ad ogni cialdina, ad ogni ombretto associa il suo finish, cioè vi dice proprio che finish è. E oltre ad avere i finish matte, ha addirittura i finish matte al quadrato, e copper plate è proprio uno di questi. E vedete che in realtà è veramente, veramente, in effetti è veramente opaco. Anche smoking lo è, ma non così tanto. Vi faccio lo swatch anche di questi due, e a guardarli da qui sembra che copper plate sia molto più grigio. In realtà, swatchati, viene fuori proprio l'opposto, cioè copper plate ha molto più marrone, mentre smoking ha molto più grigio all'interno, però sono entrambi dei marroni grigi. Ok, come sempre le mie descrizioni sono molto molto vaghe, molto lunghe e pesanti, però cerco sempre di spiegarmi al meglio perché insomma ci tengo che voi capiate la differenza, perché ovviamente vederli dal vivo e vederli in telecamera non sarà mai la stessa cosa, anche con la telecamera più buona del mondo. Quindi io cerco sempre di aggiungere una mia descrizione, seppur casereccia, almeno che spero si riesca a capire, insomma, quello che dico. Quindi, vi consiglio le cialde della Neve Makeup? Assolutamente sì. Vi consiglio di prendere una palette intera? Dipende da voi. Dipende da voi, dipende da quello che usate di più quando truccate gli occhi. Quindi, usate solo toni marroni e il sabato sera qualche ombretto un po' più particolare? Allora prendetele elegantissimi perché ne vale la pena, e poi magari potete prendere qualche cialda in più delle altre palette. Oppure usate tutti gli stessi colori nello stesso modo, quindi un po' scuri, un po' chiari, un po' luminosi, un po' marroni come me, allora potete prendere qualche cialda di ogni palette. Magari approfittate appunto di qualche sconto, in modo che vi conviene ancora di più, perché ovviamente se prendete
da una a 5 cialde, ok, non spendereste 28 euro. Ma già nel momento in cui decidete di prenderne 6, 7, ecco lì che in un secondo arrivate alla stessa cifra. A quel punto prendete tutta la palette. Oppure aspettate che ci siano gli sconti, come nel mio caso che ho preso 5 cialde, ma in realtà è come se ne avessi prese 3. Perché altrimenti se ne prendete 6 o 7, arrivate a 25 euro, 27, 28 euro, che è proprio il prezzo della palette più o meno, e quindi poi non vi conviene più. È preferibile che prendiate tutta la palette e quelle 3 magari le regalate o non lo so, cercate di usarle, perché sennò veramente non vi conviene. Poi ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole, il mio era solo un consiglio. Comunque sono straconsigliate per quanto mi riguarda, veramente ottime, molto molto buone, molto scriventi. Se avete delle domande, fatemele pure. E per ulteriori foto potete sempre guardare nel mio blog o nella mia pagina Facebook. E grazie per avermi dedicato un po' di tempo anche oggi e ci vediamo la prossima volta. Ciao!